dispiace il fatto che non ci sia stata una conseguenzialità da parte del governo dalle parole ai fatti. Io le ricordo le dichiarazioni di esponenti importanti del governo, anche qui a Napoli quando facemmo delle riunioni, anche a Roma. C'è un impegno preciso del governo a star vicino alle città metropolitane, a accompagnare il percorso, a mettere risorse. Un'altra volta, ancora un'altra volta, un fiume di chiacchiere. Lo dico con rammarico, quindi non è, come dire, un'esultazione politica nella mia dichiarazione, sono chiacchiere e anzi, forse addirittura peggio delle chiacchiere, perché noi ci troviamo di fronte alla città metropolitana che nasce senza un euro. Ci avevano garantito che ci sarebbe stato un allentamento o addirittura un'eliminazione del patto di stabilità per quanto riguarda le città metropolitane, almeno nei settori strategici. Pensiamo alle scuole, alle strade, agli interventi sul territorio e l'ambiente. Stiamo al 17 dicembre, a 15 giorni dall'entrata in vigore, ancora nulla di questo è avvenuto. E ultima tegola, addirittura in contrasto con accordi che erano stati fatti tra ANCI, UPI, l'Unione delle Province Italiane e il governo sul personale, ci arriva la tegola, e arriva la tegola soprattutto ai dipendenti della provincia e quindi della futura città metropolitana, in un taglio del 30%. Insomma, è veramente un comportamento irresponsabile, grave, e quindi noi ci troviamo a dover cominciare questo inizio di percorso non in salita, di più, in una situazione molto molto seria e molto molto grave. Ovviamente noi faremo le nostre valutazioni, io ho già detto qual è il mio pensiero personale, che mi auguro venga seguito dai consiglieri metropolitani, cioè che noi, se non lo farà in modo irresponsabile il governo, dovremo prendere la decisione di non rispettare il patto di stabilità su temi che attengono ai diritti primari della Costituzione repubblicana, penso alle scuole, penso alla sicurezza, penso all'ambiente, quindi io andrò in quella direzione, siccome lo deve fare il governo, perché si è impegnato a farlo. Se il governo non lo fa, dai primi dell'anno, quando avrò, diciamo, la gestione diretta della guida della città metropolitana, mi auguro con l'appoggio di tutto il Consiglio, ma anche qualora il Consiglio non mi seguirà, io andrò esattamente in quella direzione. Però da oggi voglio denunciare questo comportamento che, almeno per quanto riguarda la città di Napoli, ma penso che valga anche per le altre città metropolitane, il governo ci ha lasciato soli, quindi non solo ha fatto chiacchiere, ma ha fatto ancora peggio, perché sta mettendo in mezzo alla strada il 30% del personale. Quindi io sono al fianco dei lavoratori della provincia, lotteremo insieme tutte le iniziative di lotta democratica e politica, perché ancora una volta c'è un comportamento grave da un punto di vista politico e istituzionale del governo che giorno per giorno diventa sempre più inaffidabile.